Buongiorno, bentornati, eccoci qua, sono un pochino in ritardo, come al solito, ma ce la facciamo sempre a fare la lezioncina di postural fitness. Ok, prepariamo il tappetino, nient'altro, e posizioniamoci nella nostra sala fitness. Andiamo a riscaldarci. Allora, andiamo a divaricare le gambe, punte verso l'esterno. Pancia risucchiata, spalle basse, allunghiamo la schiena, prendiamo aria e poi ritorniamo giù. Vai. Due, prendi aria e manda l'aria fuori. Tre, quattro. E da qui mobilizza le spalle, falle salire. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, 7 e 8. Da qui blocca il bacino, ruota il busto e guarda indietro. Prendi aria e cambia, manda l'aria fuori. Vai. 3 e l'ultima volta. 4. Porta le mani sui fianchi. Adesso vai a inarcare, a arrotondare la schiena. Mobilizza bene la colonna vertebrale. Vai, vai, apri bene le spalle, prendi aria. Quando torni su, manda l'aria fuori e fai una bella gobbetta che spinge verso l'alto. Ancora 4, ancora 3, ancora 2 e l'ultima volta. Ok, da qui andiamo con le mani sui fianchi, apriamo bene il petto e facciamo la circonduzione del busto completa. 1, respira. 2, 3, 5 e cambio giro, vai da sinistra a destra. 1, 2, 3, 4 e l'ultima volta 5. Ok, andiamo da qui. Su con il braccio, allunghiamolo verso l'alto e poi flettiamo. Uno, allunga, prendi aria, manda l'aria fuori, fletti. Due, tre, apri bene il dorso. Quattro, cinque, sei, sette, l'ultima volta. Otto. Ok, da qui andiamo con le mani sui fianchi e disegniamo dei cerchi a terra con il bacino, quindi facciamo delle circonvoluzioni. 1, 2, tutto il giro completo, 3, 4, 5 e cambio giro, vai. 1, 2, 3, 4 e 5, perfetto. Vai su con le braccia, tuffati in avanti e porta le mani a terra, allunga bene le gambe, distendendo le ginocchia e rimani in questa posizione, rilassando le spalle, la cervicale, respira profondamente e rimani. Perfetto, da qui andiamo con la mano sinistra a terra, braccio destro si apre in alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Da qui andiamo in rotazione destra, andiamo con l'anca verso il basso a spingere, possiamo rimanere tutto il tempo in questa posizione oppure provare a portare le mani sulla coscia e le braccia in alto. E respiro profondamente, mi allungo, oh. Porto le mani a terra, spingo il bacino indietro e distendo la gamba, faccio gobbetta e guardo l'ombelico. Andiamo di nuovo avanti, puntiamo il piede posteriore sul tappetino, distendiamo tutte e due le gambe e guardiamo il ginocchio. Ok, ritorniamo al centro,
andiamo a sinistra, stesso lavoro, andiamo con l'anca, quindi allunghiamo questa parte, possiamo rimanere sempre in questa posizione oppure provare ad aumentare la tensione sull'anca, estendendo anche le braccia in alto, e giù, distendo la gamba anteriore, faccio una bella gobba e guardo l'ombelico. Respira profondamente mentre fai questi esercizi. Ritorno avanti, punto il piede dietro sul tappetino e distendo tutte e due le gambe, comunque ci provo. Ok, ritorno al centro, chiudo i piedi, piego le ginocchia e ritorno su piano 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 e ci prendiamo una pausa per bere, ok? E poi cominciamo con la fase centrale.